Nel rito voodoo, la persona che dopo il decesso si presenta richiamato in vita da un sacerdote voodoo dedito a pratiche di magia nera si chiama zombie. Lo zombie così diviene schiavo del sacerdote per atti illeciti e malefici. La figura dello zombie divenne oggetto di racconti e poi di film dell'orrore. Divenne un personaggio di genere contrassegnato da un aspetto cadaverico e da un atteggiamento allucinato e abulico. Spesso cerca di afferrare i viventi e ridurli nella sua stessa condizione. Ma oggi, nel 2017, gli zombie come saranno diventati? Hi guys, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Susanna e oggi vi farò vedere delle cosine che mi sono arrivate strepitose. Prima di tutto voglio farvi vedere questo gingillo qui, questo orecchino che è fantastico, guardate come si brilluccica. E mi è arrivato proprio pochi secondi fa. Ho spacchettato il pacchetto su Instagram, Susanna Beauty Fashion, e niente, guardate come brilla, è fantastico. E mi è arrivato dal sito Orecchio Bello. Mi raccomando, tutti i link sono giù nell'info box. Poi, una seconda cosa che mi è arrivata fantastica è questo smalto qui che sto indossando ora. Guardate quanto è bello! È un marroncino ed è veramente fantastico. Ovviamente, le unghie non sono mie perché le mie non sono così. Oh, Madonna, oggi mi sono preparata di fretta, ho solo messo un po' di fondotinta e non ho nemmeno fatto un po' di contouring. Cavolo. Vabbè, tanto ormai mi conoscete, mi avete vista in condizioni peggiori. Poi, un'altra cosa che mi è arrivata è questo giacchetto qui, favoloso. Guardate quanto è bello. È fantastico, mi è arrivato dal sito Chinese Jacket, che fa tutte queste giacchette così favolose e fantastiche. Anche questa maglia, vedete quanto è bella, color lilla. Anche questa mi è arrivata da lì, li ringrazio tantissimo. Mi raccomando, cliccate il link giù nell'info box, così mi mandano altre cinesate. E poi un'altra cosa, ragazze, questa la adoro. È stupenda, non potete capire, quando l'ho vista sul sito ho pensato: no, questa deve essere mia. Guardate, cioè qui dentro il mio fitti avrà tutto un altro sapore, cioè è fantastica davvero. Poi cos'altro? Oddio, questo ci sono rimasta davvero davvero male. Ordinato su Hearthstick, ordinato se ordinato, mi hanno promesso che mi avrebbero mandato dell'extension. Ma io ho scelto ovviamente il biondo. Oddio, guarda questi capelli, questi sembrati. Per fortuna domani il parrucchiere. Le ho ordinate il biondo ovviamente. E guardate cosa mi è arrivato. Cioè, raga, sono nere. Nere, io dove mi riasco queste extension nere? Proprio in questo periodo che sto perdendo i capelli mi servivano e mi mandano nere? No, raga, no. Non cliccate il link giù nell'info box di questo brand. Poi, cos'altro? Vabbè, questa è l'ultima cosa che mi è arrivata, che sono questi pennelli fantastici e sono favolosi. Ve ne faccio vedere uno che già ho preso prima per applicare e fare il contouring. È questo qui. Guardate come sbrilluccica. Cioè, raga, è fantastico. Insomma, queste erano tutte le cose che mi sono arrivate. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, che lì pubblico delle mie fotine, sapete voi. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Un bacione a tutte. Ragazzi, scusate, so che già vi ho salutato, però mi sono dimenticata di farvi vedere un'ultima cosa che mi è arrivato dal sito Glassis Fashion, e sono i miei nuovi occhiali da vista, che sono questi qua. Guardate quanto cavolo sono fantastici, cioè
di una trasparenza, cioè sembra che i denti non ci sono proprio, cioè sono fantastici, non si sporcano. Infatti questa nuova lente è fatta proprio, progettata apposta per non sporcarsi, e quindi nulla, poi questi brillantini qua sono fantastici. Oddio amore, amore, vieni qui, fatti vedere al pubblico da casa, guardate il mio amorino quanto è bello. Cucciola, l'adoro. E cosa c'è? Salve a tutti, Pasqualina, si chiama Pasqualina, cucciola. E mi è arrivata dal sito Cat Fashion, Cat for Fashion. E nulla, ok, diverso. Di nulla ragazzi, questa volta vi saluto per davvero e noi ci vediamo in un prossimo video. Baci baci! Lo so, sono un deficiente. Ragazzi, benvenuti e bentornati, sono Antonio Di Mantes, FX Makeup. Spero questo video parodia vi sia piaciuto. Ho voluto mischiare il trend del momento, ovvero delle influencer più Halloween, ed è uscito fuori appunto l'influencer zombie. I am a zombie, I am an influencer. Zombie influencer. Comunque vi lascio il tutorial, buona visione. Inizio attaccando della pellicola da cucina sulla mia testina con del latex per dare un effetto di pelle raggrinzita. Metto dell'altro latex e poi con della carta creo questo cerchio, lo smusso con le dita. E poi con della farina e del latex mescolati creo quest'altro foro. Ora sempre con della carta creo il cervello e continuo poi il giorno dopo a smussare i bordi. Creo con dell'altra carta una vena bella grande e ora quando è asciutto coloro con l'aerografo. Coloro fin quando non sono soddisfatto, aggiungo anche del verde, lo copro poi con dell'altro colore e una volta finito è questo il risultato. Poi aggiungo dei capelli finti con della colla a caldo e man mano attacco una ciocca alla volta. Questa è, diciamo, la calotta finita. Ora passiamo alla protesi del viso. Come sempre, per fare le mie maschere, modello l'ovatta e il latex, prendendo una foto di riferimento. Metto sempre il latex, poi l'ovatta e poi modello con dell'altro latex. E man mano aggiungo i vari dettagli, sempre o con la carta o con l'ovatta. Ora modello anche la bocca e creo due protesi differenti per potermi permettere di parlare. Ora stacco con del borotalco, lo metto anche all'interno e ora passo alla protesi inferiore. Invece qui modello con farina e latex e poi passo alle altre protesi. Metto del latex, smusso i bordi con una spugnetta, poi aggiungo dell'ovatta e continuo così. E creo anche le altre. Smusso sempre i bordi. E poi le stacco col borotalco. Le stacco col borotalco per renderle meno appiccicose. Stacco anche quella del volto inferiore. E coloro anche queste con l'aerografo. Aggiungo le ombreggiature e faccio lo stesso anche con le altre protesi. Questo è il risultato finale e ora aggiungo dei dettagli con un pennellino. Ora passiamo all'applicazione. Ricopro i peli del mio volto con una crema idratante e poi passo all'applicazione della calotta. Metto il latex e poi l'attacco. Coloro i miei occhi di scuro con degli ombretti. Metto il latex.
anche sugli occhi facendo attenzione e applico la protesi. Metto dell'altro latex ai bordi e aggiungo dell'ovatta per evitare il distacco tra le due protesi, ovvero tra la protesi e la calotta. Faccio lo stesso anche agli altri lati. Metto del latex anche sul mento e sulla bocca e vado ad attaccare l'altra protesi. Ora faccio asciugare tutto aiutandomi con un fondo, applico le rimanenti protesi e ora incipio tutto, coloro con degli ombretti e degli acquacolor. E non ci dimentichiamo l'interno della bocca. Ed ecco qui il make-up finito. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero davvero vi sia piaciuto, ho voluto fare una cosa divertente e diversa. Fatemi sapere giù nei commenti se vi ho strappato un sorriso, lasciatemi un like, iscrivetevi, seguitemi su Facebook e su Instagram, ci sono i link nell'info box, mi raccomando seguitemi e ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!